Salve ragazzi, sono Alex. Ho partecipato insieme ad altri 1000 amici delle scuole di Roma al concorso Giovani e la città che si trasforma, indetto dal Comune di Roma, dall'USPEL e dall'assessorato alla partecipazione. Questo concorso è stato fatto perché Roma deve essere fatta a misura dei ragazzi che la vivono e anche più sostenibile dal punto di vista ambientale. Insieme ai nostri insegnanti abbiamo progettato le cose che ci piacerebbe vedere realizzate. Misure di contenimento del traffico, piste ciclabili, percorsi pedonali protetti, giardini scolastici e aree verdi di proprietà comunale. Dei 43 progetti presentati sono stati scelti quelli di 5 scuole medie e sono la Montezemolo, la Raffello, la Maria Ausiliatrice, la De Filippo e la Micheli. Tutti e 5 i progetti saranno veramente realizzati. Durante lo studio dei progetti ci siamo divertiti, perché ci si può divertire anche facendo cose importanti. Con noi hanno partecipato anche i nostri genitori, i docenti e tanti altri amici. Anche se siamo ragazzi, i nostri progetti sono stati fatti curando tutti i particolari. È stato facile con la guida del manuale di autoprogettazione che il Comune ci ha dato. Prima di ogni intervento abbiamo compilato delle mappe cognitive dei posti interessati ai nostri progetti. È stato molto divertente usare questo metodo. Si impara a conoscere meglio il proprio quartiere e si dà un contributo per migliorarlo. Abbiamo fatto tutto noi. Quando è stato necessario, abbiamo anche provveduto ai rilievi topografici, anche se qualche volta ci siamo fatti aiutare. Per le nostre proposte abbiamo utilizzato un abaco di elementi fatto apposta con tanti componenti da inserire nel paesaggio. Il progetto è stato inoltre discusso sulla base dei disegni prodotti dal gruppo di lavoro. I disegni sono stati aggiornati sulla base delle proposte e dopo una discussione ed un'attenta valutazione. Certe volte durante una discussione è anche capitato di litigare, ma alla fine siamo sempre riusciti a trovare un accordo che ha lasciato soddisfatti tutti, o quasi. Certe volte progettare può sembrare un gioco. Il nostro gioco si chiama Planning for Real ed è arrivato alle nostre scuole nella sua scatola con dentro 3 pacchetti. Con uno abbiamo realizzato il plastico per rappresentare il nostro progetto. È stato fantastico ritagliarlo, dipingerlo e alla fine farlo vedere a tutti. Con il secondo pacchetto abbiamo fatto le nostre inchieste, abbiamo raccolto le opinioni, insomma abbiamo pubblicizzato tra la gente le nostre idee. Il terzo pacchetto è quello chiamato dei suggerimenti, pieno di tanti foglietti colorati a seconda del settore interessato dal suggerimento, ambiente, svago e tanti altri. Quando la gente è venuta a vedere il nostro plastico, ha potuto mettere il suo foglietto dove riteneva più giusto. Così ha contribuito a far diventare il nostro progetto un po' il progetto di tutti. Planning for Real è un metodo che tutti possono applicare facilmente al proprio progetto. Provate ad usarlo. I 5 progetti che saranno realizzati contribuiranno a migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo.
Questa interessante esperienza mi ha fatto capire che non bisogna mai delegare ad altri la cura della nostra città. Sta anche a noi occuparcene. La prossima volta tocca a voi che non avete partecipato. Progettate anche voi. Progettate con Alex. Ciao ragazzi, alla prossima!